Venerdì di protesta degli studenti di tutta l'Italia che ancora una volta si sono mobilitati contro la riforma sulla buona scuola ormai in vigore con la legge 107. Anche gli studenti nisseni hanno aderito alla manifestazione nazionale organizzata in città dalla rete degli studenti medi nisseni di Caltanissetta in collaborazione con il Circolo Out per reclamare una scuola più democratica e partecipativa. E ci preme molto soprattutto affrontare i temi salienti che sono quelli di riforma della didattica con i nuovi piani dell'offerta formativa che questa volta vengono formulati su base triennale in interazione con il territorio, quindi anche diciamo, più specifici per le esigenze educative degli studenti. È quello del piano di assunzione dei docenti che sarà strutturato in quattro fasi e che in questo momento coinvolge grandissima parte della popolazione, anzi veramente la maggioranza della popolazione docente italiana. E che quindi è importante che gli studenti conoscano. Poi anche per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, che è un altro tema abbastanza cardine della riforma, che su questo tema porta molte innovazioni, è sulla riorganizzazione, diciamo, territoriale, in ambiti territoriali della scuola. Però qui siamo di fronte a una riforma davvero epocale che sì, darà i suoi frutti tra qualche anno, ma che riguarda gli studenti in prima persona e rivoluziona completamente l'idea di scuola che si ha e il nostro obiettivo è quello di farla conoscere meglio agli studenti. Non un corteo come in altre occasioni per quello che si preannuncia un ottobre caldo, ma momenti di riflessione, gruppi di discussione su temi sociali rilevanti come quello della teoria gender e dell'omofobia, con il sottofondo musicale degli studenti nella Villa Medeo, spazio verde spesso dimenticato del quale i giovani hanno voluto riappropriarsi. Abbiamo voluto organizzare la manifestazione in due momenti principali. Il primo momento dove abbiamo cercato di dividere un po' il tempo in diversi momenti di discussione a vari temi, abbiamo toccato vari temi. Un'area di discussione sulla legge 107, appunto di come la scuola sta cambiando, appunto in questo come cambierà e come sta cambiando. Un'area di discussione sugli studenti stranieri, perché comunque vediamo come gli studenti stranieri stiano crescendo in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo anno, quindi le esigenze stiano anche cambiando per la scuola. Noi abbiamo voluto riappropriarci anche dello spazio della Villa Vaneo, non a caso quest'anno siamo qui e non abbiamo fatto il corteo come ogni anno, perché un po' abbiamo visto come la Villa Medeo sia intanto una villa centrale per Caltanissetta enorme, quindi chiaramente utilizzabile per questo scopo e volevamo un po' rivalutarla per questo motivo, anche farla vivere, visto che comunque ormai non si sa più dove andare, infatti i ragazzi non sanno più dove andare, non hanno più spazi dove appunto aggregarsi.